Purtroppo è una piaga quella dell'abusivismo che pervade il settore dell'intermediazione immobiliare. Proprio su questo noi in sede di legge di bilancio presenteremo 3 emendamenti che vanno in questa direzione di recuperare in termini di evasione fiscale circa 600 milioni di euro. E questo proponendo di consentire la detrazione del 50% ai cittadini, cioè sia chi compra e chi vende, della provvigione, fino a un massimo di detrazione decennale di 10.000 euro. Poi proporremo che l'IVA anzicalmente 2 vada al 4%, sempre in relazione alla prima casa e sempre per le compravendite fino a massimo 250.000 euro, e infine presentiamo il fatto che il notaio indichi in atto pubblico anche tutti i dati identificativi delle persone che non sono agenti immobiliari. Purtroppo spesso ci sono queste figure che si presentano e quindi è giusto che siano identificate e segnalate alle camere di commercio. Le criticità maggiori purtroppo è che è un settore che la casa ha un valore sociale importantissimo in Italia e quindi tutti operano in questo segmento, ad alcuni tipi di categorie professionali, a alcuni soggetti diciamo che esercono altri tipi di attività. Oggi tra l'altro all'evento presentiamo proprio questo, cioè la possibilità con una legge nuova, la legge europea, di poter ampliare le compatibilità in seno agli agenti immobiliari che potranno esercitare anche più attività e fornire più servizi legati a ciò che desidera poi il cittadino. Quindi quello che noi tentiamo di fare con questa legge è consentire agli agenti immobiliari di avere più opportunità in termini di servizi per la comunità, ma anche di fatturato per le nostre strutture. L'abusivismo è un fenomeno presente non solo in Puglia ma insomma a livello nazionale, dipende poi da vari campi, abbiamo abusivismo nell'ambito proprio della nostra attività professionale con quelli che poi sono i rami specifici insomma dell'attività turistica eccetera, con i fitti brevi, con gli affitti brevi. Sicuramente in questo momento, visto che comunque la parte relativa agli affitti brevi ha trovato una normativa specifica da non molto tempo, per cui in effetti è un po' dilagato questo fenomeno e naturalmente c'è molto abusivismo nel settore perché non sempre sono operatori del settore, sono improvvisati e non sempre gli immobili hanno quelli che sono i requisiti essenziali per l'accoglienza, per essere utilizzati proprio da questo punto di vista. Quindi sicuramente è un settore che va normato, va regolarizzato. Tutto il territorio, tutta la comunità deve essere accogliente, ospitale, in cui la parola ospitalità assorbe anche la legittimità, la sicurezza, la buona accoglienza che deriva anche dal pagamento delle tasse. Allora è bello che si condividano le azioni comuni per tutelare chi lavora legittimamente, chi investe sull'occupazione, garantendo anche il servizio pubblico. Abbiamo oggi diverse battaglie da compiere, sia per rendere ancora più ospitale il nostro territorio, sia per rendere sicura la destinazione. Proprio per questa ragione la FIAIP è utile come partner anche per la Regione Puglia. Noi abbiamo introdotto il codice identificativo delle strutture, il cosiddetto CIS, ma per procedere abbiamo bisogno della collaborazione di chi fa l'agente immobiliare ed è giusto che sia all'interno delle regole stabilite dalla legge dell'agente immobiliare, di chi ha un'impresa turistica ed è classificata come impresa turistica, che sia un B&B o che sia un albergo o che sia una struttura diciamo che fornisce ospitalità nell'ambito delle locazioni previste dalla legge. C'è chi invece ovviamente si improvvisa magari pensando di raccogliere una nuova domanda di turismo ma non rientra né negli uni né negli altri e quindi alla fine finisce con l'evadere, con realizzare veri e propri abusi. Noi dobbiamo tutelare sempre il turista che è in questo caso la fascia più debole e per questa ragione abbiamo una bella collaborazione con FIAIP che in qualità di agenti immobiliari sono anche come noi dell'intento di tutelare i turisti e dare la massima garanzia possibile di legittimità, di rigore e di serietà e responsabilità. Non ci si può improvvisare agenti immobiliari.
Assolutamente no, è un percorso importante, è un percorso che soprattutto prevede la trasformazione del ruolo dell'agente immobiliare da una valenza prettamente imprenditoriale a una valenza sociale. Le famiglie hanno bisogno di informazioni chiare e trasparenti. Oggi stiamo facendo un investimento per una trasformazione importante anche con la nuova figura del consulente del credito, che è una figura che è complementare a quella del consulente immobiliare, perché insieme riescono a portare valore alle esigenze del cliente. Un cliente evoluto, un cliente che molte volte si identifica anche nel 2.0, ma che è un cliente dove ancora la relazione umana e la trasparenza nelle informazioni riesce a fare la differenza. L'agente immobiliare è un professionista che inserisce sul mercato e dovrà inserire sul mercato, perché il mercato lo chiede, immobili preventivamente controllati, adeguatamente valutati per un mercato più chiaro e trasparente. Noi siamo in campo anche sulla lotta contro gli abusivi e proprio il fatto che il mercato possa riconoscere la professionalità di un agente immobiliare è in automatico il controllo se un agente immobiliare è un professionista oppure sta svolgendo questa attività a livello abusivo, ed è possibile farlo attraverso diversi controlli anche tramite le camere di commercio.